4, dai, qua 4, primo ricavo anche per te, avanti! Acqua 2, fermo, acqua 3, fermi! Indietro 2, indietro 3, fermo 1, avanti 4! Fermo 4, indietro solo 2, acqua 1! Acqua 1! Attenzione! Via! Mezza barra! Vai. Ecco! Guardate Moscatelli per risparmiare sui gazebo. E allora è partita anche la finale junior. Via Leonetto Vannozzi, Costantini Floris per la Rowing Club San Michele. Capur, benvenuto Oliveri Dante Lozza per l'equipaggio del Club Sportivo Urania, non l'unico perché a fianco ci sono Latte, Grisolia, Talocchi, Mangini e Merlo, Dario Schenone Foce con Bella, Gualmini, Pesce, Curletto e Siracusa. Giro di boa con un borgo sempre più incandescente nonostante l'acqua della pioggia provi a spegnerlo. E vanno a girare l'equipaggio dell'Urania in acqua numero 2, sì, gira anche acqua 4, acqua 1, acqua 3, sono attaccatissimi. Non è ancora finita, siamo al primo giro di boa, ce ne sono altri due e ci sono altri 1125 massacranti metri. Prova ad attaccare lo Schenone Foce al largo della nostra postazione. Qui sotto di noi invece sta arrivando il Rowing Club San Michele, ma la gara è ancora lunghissima, i muscoli inizieranno a bruciare soltanto tra circa 3 o 4 minuti. San Michele, vai Matti! Quarta l'Urania, secondo equipaggio, va a girare l'equipaggio dell'Urania, ma non sento il tifo, eh! Vai! Vai! Allora non è diventato sordo. Adesso l'Urania in prima posizione, in seconda c'è lo Schenone Foce, in terza il Rowing Club San Michele, in quarto l'altro equipaggio dell'Urania. I due equipaggi in questo momento si sorridono, l'uno al primo posto, l'altro al quarto. Direi che il sorriso più bello era di quello del primo. La gara senior. Grazie. Ma non adesso perché c'è il giro di boa dell'Urania. Siamo vicini. Dopo il giro di boa dell'Urania, non ti dirò quale dei due equipaggi, leggeremo l'ordine di partenza della finale senior. Va a girare l'Urania, o almeno c'è molto vicino. Chi è che controlla sulla barca esterna il giro di boa? C'è un arbitro che si chiama Antonello Spinella. Antonello Spinella ci conferma con lo sguardo che il giro sta avvenendo in maniera assolutamente regolare. Ce lo conferma con una bandiera bianca. Ma anche con lo sguardo, non solo con la bandiera bianca. Gira l'Urania in prima posizione. Sguardo, perfetto. Se batte le padre due volte, Gira la Foce, quasi, gira Rowing Club San Michele, scusate, seconda posizione, e ora va a girare anche la Foce in terza, sarà una... e sarà derby per la seconda posizione. Padrone di casa che può regalare il primo Ipipurrà alla società che ha organizzato questa gara. Non sentiamo l'inferno, c'è stranamente poco tifo e l'equipaggio junior taglia il traguardo e in seconda posizione Rowing Club San Michele e Foce a lottare, sembra Rowing Club San Michele l'equipaggio ad averne di più, ancora un po' più di benzina. È proprio così, seconda posizione per il Rowing Club San Michele, suonato anche la tromba. Terza la Foce e quarta posizione per il Club Sportivo Urania. È chiaro che il Borgo non si accontenta soltanto di una vittoria, l'Urania quindi è avvisato.